Si conclude questa sera la seconda settimana di preparazione per la Libertas Alcamo che sotto la guida del nuovo preparatore fisico Davide Raimondi sta sudando parecchio, specialmente nella prima parte di ogni allenamento. Tutto sta procedendo nel migliore dei modi, anche se un piccolo problema fisico ha portato Ciccio Genovesi ad osservare un piano di lavoro differenziato. Esattamente fra una settimana arriverà il primo test nell'amichevole già programmata con il CUS Palermo, quintetto che parteciperà al prossimo campionato di Serie D. L'appuntamento è per venerdì 13 settembre con inizio alle ore 20:30 alla Pala Tressanti. I sostenitori alcamesi, quindi, che hanno seguito in maniera massiccia sui social tutte le operazioni di mercato e i primi allenamenti, avranno l'occasione di vedere all'opera la Libertas nuovo corso. Tante le novità di quest'anno, ma anche alcuni importanti ritorni, fra questi quelli del coach Roberto Torriero e della guardia ala Carlo Butera, alcamese doc, che nella stagione 2009-2010 furono protagonisti di un'emozionante salvezza in C nazionale con un'altra società adesso scomparsa, ma che aveva come direttore sportivo proprio l'attuale presidente Libertas Tanino Paglino. È una grande motivazione, sono molto contento tra l'altro di tornare ad Alcamo, che è una piazza che ritengo appassionata e competente. Sì, è un anno e mezzo, due stagioni che ero fermo, ma la voglia era immutata, aspettavo un'opportunità di qualità e penso di averla trovata tornando qui alla Libertas. Ti sei già fatto un'idea? Tu hai seguito la Serie C di questo campionato e del programma di questa società? Allora, la società, intanto, cosa importante, ho usato un termine vero che è quello della programmazione. Allora, l'idea è quella di cominciare a costruire realmente mettendo mattoncini. La squadra è mediamente giovane e questa è la nostra sfida. Abbiamo tenuto Dario André, che è il nostro totem, persona di grande spessore. Sarà un campionato difficile, sappiamo, perché comunque siamo l'unica squadra della Sicilia occidentale, quindi trasferte sempre molto lunghe, ma i ragazzi, i loro occhi parlano positivo. Ti eri il ragazzino con la voce tremante, ma già in Serie C hai giocato con Alcamo. Questo ritorno che emozioni ti porta? Ma guarda, ritornare al palazzetto sin dal primo allenamento è stata un'emozione incredibile. Sono passati 5 anni, ma sembra sia passato un secolo. E ho fatto tante esperienze fuori, ho girato, ma quasi per caso sono ritornato qua. Sicuramente sarà stato il destino, non lo so, però siamo felici di questo. Una certa responsabilità a portare indosso la maglia della squadra della tua città. Ma assolutamente, adesso con qualche anno in più, quindi sicuramente anche responsabilità in più, però siamo un gruppo molto completo e penso che faremo molto bene.